Siamo venuti, e cari amici, voi sentite anche la voce di chi parla di là, che è l'oratore ufficiale di questa bellissima manifestazione, e cercheremo di dire qualcosa perché ormai si è fatto buio e quindi avremo poche cose da dire di tanti documenti che ci portavamo dietro. Ne parleremo comunque in futuro, perché dobbiamo parlare sia di Giordano Bruno ma anche di Savonarola, perché si tratta di due personalità che sono state tutte e due arse sul rogo. Intanto Savonarola l'hanno bruciato dopo morto, sì. Gli hanno fatto questo piacere tipicamente pretesco, no? Dice: ma quanto siete bravi voi, ma quanto siete bravi, prima ti impicchiamo e poi ti bruciamo. Invece Giordano Bruno l'hanno bruciato sic et simpliciter. Allora se ti momento queste cose così, voglio farvi vedere questa bella rivista dove si tratta di qualcosa di veramente interessante. Lo vogliamo far vedere, eccolo qui. Non si vede, non farlo vedere. No, ma niente, lo devo solo leggere. Questo è un articolo che ti dice esattamente, quando noi parliamo di Stato della Chiesa, parliamo di questa gente qui. Il titolo è Salvatore di anime e salvare anime e tagliare le teste. L'arduo lavoro del Papa Re. Quindi l'arduo lavoro, tagliare le teste e salvare. Ecco. Ma lui piangeva, cioè, ogni volta che tagliavano una testa, ti dico, una scorreggia e un pianto. È vero? Cazzo! La Roma papalina si distingueva, lo dice una rivista di storia, non lo dico io, Quando noi oggi vediamo com'è ridotta la Roma 5 Stelle catto comunistica, noi ci rendiamo conto che è ritornata la Roma del Papa, poiché il governo dei 5 Stelle è un governo dei papi, a maggior ragione. No, ricordiamo bene che il signor Peppino Giuseppe Conte è l'uomo del Papa, è un uomo forgiato e temprato alla villa Nazareth, nato, cresciuto e pasciuto. Un nome e un programma, un nome e un nome e una specialità. È famosa scuola dei gesuiti a Roma, per chi non lo sapesse. La Roma papalina si distingueva per l'arretratezza, la corruzione, il disordine sociale e amministrativo. E anche... No, ricordiamo che già a partire dal 1250 il papato aveva concesso le cosiddette famose concessioni agli usurai ebrei, perché se peccavano gli ebrei non ce ne fregavano a casa, e quanti erano già dannati. È naturale. E invece i cristiani, siccome il peccato era un peccato mortale, facendo usura sarebbero andati a morire. No, non facendo usura, rivolgendosi agli usurai, invece dovevano andare da quegli ebrei, capito? Ma certo, quali a loro volta avevano una particolare dispensa che costava, ovviamente. No, non dispensavano niente, non confondere, non dispensavano niente. Perché erano di religione ebraica, per quindi... avere la dispensa, ma che cazzo, per avere la dispensa, no, dal Papa dovevano pagare. Nessuna l'abbiamo dispensa. L'abbiamo detto è il Papa che autonomamente ha deciso a pagamento. Era Eugenio IV, è stato lui che ha deciso di fare questa marchingegno in modo da non apparire un blasfemo. Ma il giudio lui per poter esercitare doveva pagare il pegno. Ma questo è il discorso, non è la stessa cosa. Stavo dicendo. No, non è la stessa cosa. Dicevo la stessa cosa, dicevo che io l'abbiamo, come abbiamo ripetuto. Facciamo l'intervento, fammi finire. Dopo segui. Dopo segui, se no non si capisce perché ti ho interrotto. T'ho interrotto perché a partire dal 1254, per l'esattezza, questo problema è venuto alla luce. Ma siccome poi il sistema funzionava molto bene, perché queste concessioni
comunali funzionavano molto bene, hanno venduto anche il sistema esattoriale. I cari papi nel corso dei secoli hanno visto che il sistema con gli ebrei funzionava benissimo e gli hanno dato anche la possibilità di avere le cosiddette procure per andare a pagamento, per i, tipo i fratelli Salvo, per capirci. Esatto, a pagamento. Certo, a pagamento. E però poi a un certo punto il sistema è andato in default, esattamente come sta andando adesso, perché la concessione annuale che dovevano pagare gli ebrei, particolarmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei, anche i cristiani lo potevano fare, che cosa succedeva? Che non era più redditizia, perché nessuno più pagava, appunto per il fatto che era tutto uno sfacelo. Il sistema papalino del 1500-1600 era così, era alla corruzione massima e al massimo della inefficienza, per cui la gente non aveva neanche i soldi per poter pagare le tasse e gli confiscavano i beni, ma questo non bastava, non era sufficiente, e quindi gli esattori erano vincolati per una legge di Papa, non mi ricordo chi era, forse Paolo V o Paolo IV, no? Paolo III, non me lo ricordo, che aveva deciso che avrebbe dovuto gli operatori che facevano le esecuzioni del fisco erano vincolati come i coloni delle colonie romane, cioè erano diventati un servo della gleba praticamente, e perché il figlio e il nipote e così via della dinastia era vincolato a fare quel lavoro anche se in perdita. Questo ha conferma di quello che dici te. L'abbiamo detto più volte questo. Allora, la Roma papalina si distingueva per la retratezza e ci dicono a noi che volevamo liberarla, che noi che siamo sempre stati mazziniani e garibaldini, no? Che eravamo dei selvatici, che eravamo dei truculenti, perché volevamo liberare quella Roma. No, dei sanguinari. Sì, dei sanguinari. Invece il Papa no. La Roma papalina si distingueva per la retratezza, la corruzione, il disordine sociale e amministrativo e anche per la ferocia nel reprimere ogni tentativo di ribellione. L'elezione di Pio IX nel 1846 suscitò grandi speranze destinate però a spegnersi nel giro di pochi anni. Con lui finì il potere temporale dei papi. Mi sembra che sia un concetto molto importante che va sempre ripetuto, anche perché qui poi c'è tutta la storia di queste cose infami, perché qui poi si vede, voi non lo potete vedere lì, ma la famosa lapide che l'altro giorno non siamo riusciti a filmare a Piazza del Popolo, eccola qui, dedicata a Targhini e a Montanari, facciamolo vedere così anche se non si vede, la famosa lapide. Allora, dopo schiarisco. Ma comunque che è qui, non mi importa, la faremo vedere un'altra volta, facciamo vedere che è qui in questa rivista. Abbiamo fatto questa piccola presentazione per farvi capire esattamente con che gente abbiamo a che fare, e che quando noi vogliamo recuperare il pensiero e l'azione di questi due grandissimi a livello internazionale, Savonarola e Giordano Bruno, c'è una percentuale. Uno siamo di l'uno all'altro, eh. Beh, oddio, cioè, ricordiamolo, appunto oggi è il 17 di febbraio del 2020 e siamo qui per ricordare la commemorazione proprio di Giordano Bruno, morto proprio in questa piazza, bruciato vivo, e adesso vivo dove è stata esattamente lì, è lì, ancora lì. A Piazza Campo dei Fiori, 420 anni dopo. Ricordiamoci bene che Giordano Bruno è stato bruciato un secoluccio dopo a Savonarola, ricordiamoci, non è che fossero coevi, ma il pensiero, il concetto di ribellione, il concetto di
giustizia, verità. Che è giustizia, verità e giustizia sociale che era nell'uno, perché ricordiamoci che il Savonarola non è stato solo un fratacchione che faceva predicozzi, è stato un grande uomo politico, laddove appunto di uomini politici che fossero frati non se ne trovavano, ed è stato colui che ha tenuto in piedi una grande repubblica, perché è stata la grande repubblica di Firenze per una decina d'anni, appunto, contro le potenze che conosciamo. No, ricordiamo, Spagna e Francia e Austria. Oltretutto. E Venezia. E i Medici. E gli spagnoli. E no, i due siciliani. Pure. Esattamente. Quindi, allora, per concludere, vi faccio vedere questa rivista che si chiama Graal. Leggo un paio di frasi relativamente appunto al pensiero di Giordano Bruno. E poi vedremo. Vedremo ancora se potremo. Luca Olivieri è lo scrittore che ha scritto questo Del pensare di Giordano Bruno. Ogni teologia, ogni dogmatismo faceva una gara agli aristotelici di Oxford e i calvinisti ginevrini, ricordiamoci due posti che Giordano Bruno aveva visitato e dove aveva anche insegnato, non lo inquadrava, non lo capiva. Ogni teologia non lo inquadrava, non inquadrava Giordano Bruno. Lo avversò, lo costrinse alla fuga perpetua, che in realtà altro non fu che la esteriorizzazione, la dramatis persona del suo grande viaggio interiore. Un viaggio le cui tappe geografiche ed interiori corrispondono sicuramente ad un'obiettività di destino che lui sempre sul filo di una potenza in atto, su un presente immanente ed ardito che era ignoto ai due poli della speculazione d'allora, aristotelici e platonici. Il suo immanentismo, ne ha parlato anche l'oratrice che noi abbiamo registrato prima, il suo immanentismo, il nesso che egli seppe aprire tra filosofia e vita, questo è uno dei concetti più importanti, il nesso tra filosofia e vita, cioè se vuoi vivere devi anche filosofare e se vuoi filosofare devi vivere la tua filosofia. Spesso in forma di carico ma lucido umorismo viene visto da alcuni come il segno di una posizione materialistica e antimetafisica. Si ristabilisce così l'incomprensione e la solitudine che soffrì in vita. Ed è verissimo, l'ha detto anche. Come noi. La solitudine. Come noi, senza sì, vabbè, ma lui era veramente solo. Noi c'è qualcuno che ci capisce. Sì. Ma pochi persone. Pochi, ma poi. Lui era proprio solo. Considerando il suo periodo, sicuramente era una mosca rarissima. Allora, non ti immagini, un pernicioso eretico. Ti immagini. Il lampo del suo pensiero resta ancora ignoto ed equivocato dalla critica contemporanea che, al di là di rari spregiudicati studiosi, rimane ancorata in maniera del tutto inconsapevole al modus pensandi proprio. Attenzione, perché questo è il punto, questo volevo sottolineare quanto è bello, lui è andato al di fuori anche degli schemi filosofici, lui si è posto al di sopra sia dei platonici che erano intristiti, certo, nei meccanismi di pensiero. Nel passato umano, le cui forze sogliono manifestarsi in ciò che è forma, espressione stabile, vedete come sono belli questi concetti. Concretismo. Il permanere di questo tipo di coscienza impedisce la comprensione di ogni vivente manifestazione. Ecco per cui noi diciamo oggi che nel momento in cui permane questo tipo di coscienza o di autocoscienza,
e non si fa il salto, quando noi diciamo quantico, il salto quantico del cambio di paradigma, è lì che è il cambio di paradigma. Perché se tu ti fermi a ragionare e ti fermi a ragionare sul principio di conseguenzialità, sei fregato, oggi non siamo più qui, noi dobbiamo superare, cioè ci siamo avvicinati. Dobbiamo andarci verso il sì, principio di indeterminazione. Esattamente, di Planck, che ci siamo messi. No, di Planck, di Heisenberg. Ci siamo messi finalmente noi dietro alle spalle il principio di indeterminazione, perché abbiamo superato il confine del vecchio paradigma. Questo è quello che io volevo sottolineare, per cui la rigidità del pensiero sia degli oxfordiani che dei ginevrini era all'epoca, all'origine, perché se i preti non avessero avuto il conforto degli oxfordiani e dei ginevrini, non avrebbero ammazzato Giordano Bruno in quella maniera. Ricordiamoci che gli oxfordiani erano sotto il piede di Enrico VIII e i ginevrini sotto il piede di Calvino. Sì, in ogni caso, quindi, comunque, in ogni caso, non comunque, avevano dei bei padrini. Sì, no, ma in ogni caso comunque ragionavano secondo meccanismi di pensiero che Giordano Bruno ha superato. Il permanere di questo tipo di coscienza impedisce la comprensione di ogni vivente manifestazione dello spirito, così come allora siglò con la morte del Bruno l'avversione alla dynamis pensante, vedete, velocità, di dinamismo del pensiero, movimento, che invece era negli altri era completamente incancrenito e rigido, dei nuovi statico, tempi statico, che proprio in quegli anni vedevano l'alba. Se vogliamo continuare altre due frasi, no, tutto allora in quel fra il 500 e il 600 sono nate tutte le religioni eretiche, quelle attuali, certamente, sì, ma tutte hanno conservato quel rigido statico, perché il meccanismo, il pensiero filosofico teologico che Bruno combatteva in tutto il mondo. Quello, infatti noi, quando noi parliamo di vecchio paradigma, parliamo di un paradigma statico, di una modalità statica di pensiero, non libero, come invece è quello della fisica e della filosofia postquantistica. Finiamo proprio con un'altra frase che deve servire per riuscire a capire bene questi concetti. La sentenza pitagorica del mens agitat molem, guardate che cosa significa l'irruzione di Pitagora nel mondo italiano post rinascimentale. È Pitagora che dice mens agitat molem, che la mentalità, la mente. Ricordiamo Plotino a questo. È Plotino, no, Giorgio Gemisto Pletone. Pletone, esatto. Giorgio Gemisto è scritto qua. Che ha recuperato Pitagora, quindi tanto è vero che noi oggi parliamo di Rinascimento italiano e soprattutto fiorentino come una rinascita di Pitagora, che Giordano Bruno ha portato all'estrema conseguenza. Ecco qui, la sentenza pitagorica del mens agitat molem significa che la mente controlla il peso, il peso, la concretezza, mole significa peso, sì, mola, una mola, bravo. Così come ci è tramandata da Virgilio, niente meno, in Bruno vivifica i mondi, che vengono ovviamente visti come entità materiali, però pervase di mente, pervase di mente pensante, di spirito che è mente. Grandissimi animali, i mondi per Giordano Bruno sono grandissimi animali, e spezza la vetrificata gerarchia dei cieli aristotelici. Perché aveva capito il dinamismo all'interno dei pianeti, come la Geo, no? L'apertura del nuovo dinamismo e del nuovo paradigma. Grandissimo animale che spezza la vetrificata gerarchia dei cieli aristotelici, vetrificata, vedete come
e concepito bene questa idea, che queste idee degli aristotelici sono idee fisse, ferme, perché sono vetrificate. Decidi aristotelici, ma con essi rinnova la vita del pensare. La vita del pensare, perché pensare è vita, e vivere è contemporaneamente pensare. Rende entità operante in terra l'astratta idea dei circoli neoplatonici suoi contemporanei. Attraverso gli insegnamenti mnemotecnici porge una nuova arte dell'attività pensante, il cui culmine non è nella scienza attuale, ma nella magia. Ecco dove lui recupera la magia. Una magia moderna, attiva nella percezione di un ente, perfino nel minerale, secondo un'evoluzione del pensiero umano che, nell'affievolirsi delle antiche forze di immaginazione, trovasse sgombro il campo per nuove attività sempre più coscienti ed individuate. E qui ci troviamo perfettamente nella posizione preesistente alla scoperta dell'atomo e all'utilizzazione che dell'atomo. No, ma già aveva capito la mole. Vabbè, appunto, Enrico Fermi ha avuto 500 anni prima, nel suo pensare di creare la materia, esattamente il Giordano Bruno, lo strumento del pensare, magari non l'ha mai conosciuto, magari non ha mai letto nulla, però se l'avesse letto avrebbe capito che il suo pensiero non è nuovo, ma è un pensiero che l'ha portato a creare la natura, e non è nuovo, ma esattamente legato a una tradizione di pensare che è tipicamente italiana, questo lo dobbiamo dire. Massima sintesi dell'arte mnemonica di Raimondo Lullo, dell'ermetismo, delle concezioni di Copernico e di Nicolò Cusano, Giordano Bruno originò tramite sé il tentativo di rinsufflare una anemon spirituale nelle rappresentazioni umane del cosmo e della natura, congelate da un pensiero incapace di pensare la vita, poiché proprio di questa privo. È importantissimo, un pensiero incapace di pensare la vita perché è privo della vita, perché la vita non fa parte di quel pensiero. Quel pensiero che era tutto ciò che rimaneva del grande insegnamento di Aristotele. Allora, il pensiero, diciamo, estetico di un arbitro terzo, che osserva un oggetto, concernando al fattore di indeterminazione di Heisenberg, risulta esterno al sistema e quindi non può rilevare il particolare. Esattamente. Viceversa, uno interno, un osservatore autonomo che osserva la sua esistenza, capisce e percepisce alcuni aspetti particolari che dall'esterno non si possono percepire. E questa percepire. È stata la grande acquisizione. Okay. Il concetto di incertezza non è legato al fatto che io sono incerto quando faccio la misurazione, è che nel momento che faccio la misurazione, la misurazione cambia. Esattamente, nel momento in cui osservo, io sono quell'oggetto. Dopodiché, cari amici, arrivederci. Solo! Sempre! La libertà, la verità ci renderà liberi. Certo. Dedicata a Giordano Bruno. Certo.